Ciao a tutti gli amici di eximarder.com e ben ritrovati a un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il mouse da gaming Funk MS3. Partiamo subito dalla confezione. Nella parte anteriore troviamo il nome dell'azienda e il modello del mouse. Entrambi i lati troviamo invece il logo e il modello del mouse. Come possiamo vedere, nel retro della confezione troviamo un'immagine illustrativa del mouse ed alcune caratteristiche principali, tra cui il pulsante AIM che ci permetterà una maggiore precisione e rapidità in giochi quali FPS, un LED customizzabile di vari colori direttamente dal pannello di controllo del mouse e inoltre un maggiore grip grazie alla sua forma ergonomica. Da notare come nella parte anteriore, tramite un'apertura a bloc note, abbiamo la possibilità di visualizzare direttamente il mouse e anche, perché no, di provarlo. Procediamo dunque all'apertura della confezione stessa. Un poco difficoltosa l'apertura, essendo un cartone abbastanza rigido. Qui. Una volta estratto dalla confezione, ci troviamo di fronte al mouse e al soul bundle, composto da un CD contenente il software di gestione del mouse stesso, un manuale utente del prodotto, il mouse stesso in tutto il suo splendore. Come possiamo vedere, il mouse ha una forma abbastanza ergonomica di tipo palm. Quindi nella parte sinistra possiamo trovare due pulsanti avanti e indietro, un ulteriore pulsante cliccabile, il pulsante AIM e la scritta serigrafata Funk sulla superficie soft touch del mouse. Nella parte destra troviamo le scanalature per le dita che ci permetteranno una maggiore presa ergonomica. Nella parte superiore invece troviamo uno scroll abbastanza silenzioso di tipo cliccabile, un ulteriore tasto e due pulsanti per lo switch dei DPI che arrivano fino ad un massimo di 5670. Il cavo, come possiamo rivedere, è in trecce di tessuto con un motivo nero e arancio e il connettore è placcato in oro. Nella parte inferiore del mouse troviamo il sensore Avagon 1500 di tipo laser e 4 mouse fit. Cosa possiamo dire? Troveremo ulteriori informazioni e dettagli nella recensione scritta su www.extremehardware.com. Un saluto da tutto lo staff di Extreme Hardware.